Buona giornata da Giusy Legrenzi, Fulvio Giuliani, Pierluigi Diaco, due città collegate a Roma e Milano. Come già ampiamente annunciato, abbiamo con noi il vicepresidente della Camera ed esponente di Forza Italia, l'onorevole Mara Carfagna. Carfagna, buona giornata. Benvenuta. Buongiorno, grazie, buona giornata a voi, buona giornata a chi ci ascolta. Allora, io prendo semplicemente a prestito il titolo di un quotidiano, Forza Italia pensa al dopo Silvio, l'applausometro dell'Eur incorona la Carfagna. E quindi si è sempre parlato molto di uomini all'interno di Forza Italia, i famosi Delfini, Casini, Fini, Alfano, altri eccetera, insomma non si parlava frequentemente di figure femminili, di Delfine, chiamiamole così. Mara Carfagna, c'è un dopo Silvio che prevede la sua figura? Guardi, all'Assemblea Nazionale di Forza Italia, io devo essere sincera, naturalmente gli applausi che ho ricevuto mi hanno fatto molto piacere. Però ad essere sinceri, tutti gli interventi che hanno incitato a un maggior protagonismo di Forza Italia, a una maggiore centralità di Forza Italia, sono stati particolarmente applauditi. Quanto alla leadership, la leadership di Forza Italia è in mano a Silvio Berlusconi ed è ben salda nelle mani di Silvio Berlusconi. Noi abbiamo una leadership straordinaria che ancora oggi riesce a catalizzare consenso ed è indispensabile per gli alleati all'interno della coalizione, perché rappresenta il contrappeso alla destra sovranista, ed è indispensabile per gli elettori, perché ancora oggi gli elettori riconoscono e ritrovano in Silvio Berlusconi gli ideali liberali e democratici della politica di centrodestra. Quindi sono costruzioni giornalistiche che naturalmente fanno piacere, però insomma sono poco aderenti rispetto alla realtà, perché parlare oggi di un'alternativa alla leadership di Silvio Berlusconi a 2 mesi dalle elezioni europee con la sua candidatura in campo, diciamo che è poco realistico. Però, onorevole Carfagna, con tutto rispetto per la sua storia personale, politica, professionale, però non dobbiamo neanche essere troppo ipocriti, non è certo il suo caso, però che all'interno di Forza Italia ci sia bisogno di una leadership diversa da quella di Berlusconi, lo dicono anche gli elettori. Gli elettori sicuramente riconoscono a Berlusconi il primato di aver fatto, diciamo, un partito dal niente, gli riconoscono evidentemente di essere un atto unico nella politica italiana, ma lei converrà con me che ci sono molti elettori del centrodestra che sostengono che Berlusconi sia un padre nobile, continui a farlo, ma che sostengono di voler avere un nuovo leader. Adesso un po' di coraggio anche da parte vostra nel non dover sempre riconoscere a Berlusconi quello che già gli ha ampiamente riconosciuto della storia ci vorrebbe, glielo dico con tutto rispetto. Guardi, io non credo che si tratti di coraggio, anche perché molti di noi hanno dimostrato di avere coraggio quando si sono messi in discussione in prima persona per misurarsi con il consenso. Io stessa per esempio l'ho fatto alle elezioni comunali di Napoli, alle elezioni regionali della Campania. Sono comunque stati, come dire, hanno comunque rappresentato dei gesti di coraggio, perché in quel momento tu chiedi agli elettori appunto di misurare il consenso che loro vogliono testimoniarti con i loro voti. Io penso semplicemente che all'interno di Forza Italia vada, come ho detto anche sabato nel corso del mio intervento, al netto della leadership di Berlusconi è il fondatore di Forza Italia. Forza Italia non è un partito qualunque, questo lo sappiamo. C'è sicuramente bisogno però all'interno di Forza Italia di aprire una riflessione sull'organizzazione, sulla gestione del partito, sulla linea politica da tenere, sulla gestione delle alleanze, perché io penso che se Forza Italia è arrivata al 10%, questo non dipende da Silvio Berlusconi, ma dipende evidentemente da una serie di questioni di cui all'interno del partito bisogna dibattere. E da questo punto di vista io penso che la classe dirigente debba dare prova di coraggio. Questa è la prova di coraggio che noi dobbiamo dare, mettendo in discussione noi stessi e cercando di capire naturalmente quello che non ha funzionato in questi ultimi anni, e provando magari attraverso anche processi democratici a legittimare chi, al netto, ripeto, di Silvio Berlusconi, che è il fondatore di Forza Italia, questo è un dato di fatto, quindi non penso che si possa mettere in discussione la leadership del fondatore di Forza Italia, ma chi decide la linea politica e quale linea politica assumere, io penso che debba essere invece legittimato dalla base, e devo dire che questo forse è stato uno dei passaggi più apprezzati all'Assemblea non di casualmente, sabato. Non casualmente, onorevole Carfagna, le voglio fare una domanda proprio sul centrodestra, perché qualcuno lo definisce il fantasma, però mi permetta
non oggi parliamo così di Mara Carfagna, non facciamo finta di non ricordare quello che si diceva di Mara Carfagna quando cominciò la sua avventura politica. Mara Carfagna ha sperimentato sulla sua pelle che cosa significhi, possa significare essere donna che vuole, voglia fare politica. Adesso è facile. Diciamo che 15 anni fa era un pochino diverso. Questo è un riconoscimento che voglio fare a lei e alle donne che ancora oggi, si veda quello che è accaduto in Parlamento poche ore fa, devono fare i conti con un certo modo di pensare. Non so se sono stato sufficientemente chiaro. La ringrazio, sicuramente non è stato facile all'inizio, non lo è anche adesso, però capisco a cosa si riferisce, e sicuramente i pregiudizi, il sessismo che a volte è scaduto anche in volgarità e in insulti gratuiti, non ha rappresentato, come dire, una bella pagina di politica. Ci mancherebbe altro, la diffidenza nei confronti di chi arriva da mondi diversi, nei confronti di chi magari ha poca esperienza politica, io l'ho sempre compreso, però gli insulti che trascendono il dileggio, quelli naturalmente no, e devo dire che da questo punto di vista mi fa piacere vedere che comunque qualche piccolo passo in avanti c'è stato, anche se nei confronti delle donne si continua comunque si fa ad un avere po' di fatica. Senta, ci dice una adesso certa diffidenza. Ma il centrodestra, ci tolga sta curiosità, ma esiste? Perché va bene, vincete le regionali a mani basse, però Salvini non passa giornata che fa capire che meno sente parlare di Forza Italia meglio sta. Ma guardi, il centrodestra è per quello che per come la penso io, non è solo una coalizione, cioè è proprio una cultura di governo. È una cultura di governo che in questi anni ha dimostrato, quando ha governato a livello nazionale e laddove oggi governa a livello locale, di poter offrire sviluppo, crescita, benessere, diritti, un sistema di welfare fatto non di assistenzialismo ma di aiuti concreti ai più deboli, a chi ha bisogno. È un modello di buon governo che ha sempre funzionato, e di questo naturalmente adesso mi limito a ricordare un dato di fatto. È stato Berlusconi a costruire il centrodestra di governo. Non vorrei che Salvini distruggesse questo modello, ma non perché sono particolarmente affezionate, lo dico come dire con un atteggiamento nostalgico, sarebbe un peccato, perché è l'unico modello di buon governo che in questi anni ha funzionato sia a livello locale che a livello nazionale. Però lei non crede, onorevole Carfagna, mi scusi, ma lei non crede, adesso glielo dico veramente, mi spiace essere molto diretto con lei questa mattina, ma qua si rischia che il dopo Berlusconi sia solo ed unicamente Salvini, il resto rischia di non esistere se voi non mettete. Guardi, voi siete preoccupati. Voi siete preoccupati troppo del dopo Berlusconi. In politica la tempistica è fondamentale, cioè oggi noi parliamo di quello che accade a 2 mesi dalle elezioni europee, con Silvio Berlusconi in campo candidato alle elezioni europee. E poi, se vogliamo parlare di quello che succederà, non lo so, per i prossimi 20 anni, se vuole ne parliamo. No, noi siamo preoccupati di un pezzo. È chiaro che lì lo scenario. No, guardi, noi siamo preoccupati di un pezzo d'Italia non rappresentata. No, onestamente i destini di Berlusconi ci riguardano fino a un certo punto. E quello che io le posso dire è che noi lavoreremo per dare rappresentanza a quel pezzo d'Italia che non si sente rappresentato, che vuole identificarsi nel centrodestra ma che non si sente rappresentato da Salvini. Anche perché le dico, uno dei nostri errori in questi mesi è stato forse quello di sparire all'ombra di Salvini. Abbiamo dato questa impressione agli elettori. Vede, quando io contesto Toti, non solo il contesto, il fatto che porta avanti le sue proteste al di fuori del partito, bombardando Forza Italia dai giornali tutti i giorni, ma gli contesto anche una linea politica, perché lui immagina una Forza Italia al traino della Lega. Io invece immagino un'altra cosa, immagino una Forza Italia che si scrolli di dosso il complesso di inferiorità e che ritorni ad essere centrale, differenziandosi dalla Lega e recuperando su quei temi su cui la Lega ha abbandonato i suoi elettori, che sono quelli dei diritti civili, che sono quelli della crescita, dello sviluppo, del meno tasse, del più lavoro. Allora, da questo punto di vista io colgo la sua preoccupazione, che è la preoccupazione di tanti elettori di centrodestra, e le dico che noi faremo di tutto per evitare che questo possa accadere. Avvertiamo questa responsabilità, io l'avverto assolutamente. C'è bisogno di dare rappresentanza a un pezzo d'Italia che non vuole riconoscersi in Salvini, che non si riconosce in Fratelli d'Italia, che vuole
vuole continuare a riconoscersi in un centrodestra, in una destra liberale, moderata, riformista ed europea, e noi naturalmente non verremo meno al nostro compito. Questa è una situazione che mi sento di fare. Grazie davvero Mara Carfagna, vicepresidente della Camera, esponente di Forza Italia. Grazie a voi. A presto, grazie, buon lavoro. A voi. Grazie. Grazie mille, grazie a voi.